Tutto quello che il mondo vuole dirci è spiegato nei disegni. Il nostro destino è scritto nelle carte geografiche e nella loro storia, se impariamo a decifrarle. Per ogni conflitto, per ogni confine poroso attraversato da profughi, per ogni popolo in sofferenza o in rivolta, per ogni regime minaccioso e aggressivo, per ogni nuova tecnologia che conquista territori, c'è una linea rossa che qualcuno ha tracciato e altri allargano, oppure contestano, violano. Nato a Genova, all'età di 2 anni Federico Rampini si trasferisce con la famiglia a Bruxelles, dove il padre lavora per la neonata comunità europea e dove frequenta la scuola europea. Rientra in Italia nel 1974 e studia economia politica all'Università Bocconi di Milano. Si trasferisce poi alla Sapienza di Roma, dove studia con l'economista Federico Caffè. Nello stesso periodo frequenta i seminari del sociologo liberale francese Raymond Aron all'École Pratique di Parigi. Si iscrive a 18 anni al Partito Comunista Italiano. Inizia la sua attività di giornalista nel 1977 a Città Futura. Dal 79 all'82 scrive per Rinascita. Nell'82 passa a Mondo Economico e all'Espresso, quindi al Sole 24 Ore, come corrispondente dalla Francia per 5 anni. E poi vice direttore. Nel 95 è a Repubblica, come corrispondente da Bruxelles, San Francisco, Pechino e dal 2009 New York. Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi premi prestigiosi, più importanti dei quali il premio Saint Vincent per il giornalismo nel 2006, consegnatogli direttamente dall'allora presidente Giorgio Napolitano. È inoltre membro del Council on Foreign Relations, think tank americano di relazioni internazionali. Nel 2013 mette in scena lo spettacolo teatrale Occidente Estremo, Vi racconto il nostro futuro, di cui è autore e interprete, mentre nel 2014 All You Need Is Love, l'economia spiegata con i Beatles, tratto dall'omonimo libro. Nel 2017 crea lo spettacolo Trump Blues, presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto e scritto a 4 mani con suo figlio, l'attore Jacopo Rampini. Una produzione inedita che, raccontando le gesta di The Donald, offre agli spettatori un viaggio nei nuovi populismi, le loro cause, le loro conseguenze. A fare la colonna sonora la musica dei Rolling Stones, usati ampiamente da Trump nei suoi comizi. Rampini delinea la storia e il ritratto di Donald Trump, affarista controverso, bancarottiere seriale, molestatore di Miss Universo, inventore di un reality TV di successo, fino ad arrivare alla sua ascesa alla Casa Bianca. Residente negli Stati Uniti dal 2000, nel 2014 ha acquisito la cittadinanza statunitense. Il suo ultimo libro contiene tanti racconti di viaggio, puntate in terre lontane, diari della sua vita all'estero, reportage, inchieste, trasferte al seguito di leader stranieri, summit internazionali. Ma Le linee rosse è molto di più. Partendo dalle tracce lasciate da grandi imperi di una volta e dalla scoperta di linee rosse invisibili che stanno costruendo il mondo del domani, Rampini analizza, con la sua solita precisione ed eloquenza, tematiche attuali spiegate dalle carte geografiche e dalla loro storia. Dal finestrino di un aereo, seguendo con lo sguardo il territorio che passa sotto di noi, possiamo scoprire, mantenendoci sul tracciato delle linee rosse, ciò che il mondo vuole dirci. Ed è proprio questo il filo conduttore del saggio, nel quale l'autore ci invita a guardare dietro le apparenze e non arrendersi alla dittatura della superficialità. Il viaggio inizia nelle due Americhe, sempre più incapaci di parlarsi e confrontarsi, e passa attraverso tutti i luoghi percorsi dalle nostre linee rosse, dall'impronta germanica del nostro continente, fino al confronto tra Cristoforo Colombo e Google Maps, passando per la nuova via della seta, la trappola della Corea del Nord, il complesso di inferiorità della Russia putiniana, fino a tornare alla nostra Italia e di come siamo una potenza mondiale senza neanche saperlo. Tutto ciò non sarebbe possibile senza seguire il consiglio di Rampini, ritrovare il valore del viaggiare, come lo intendevano i nostri bisnonni, ostico e faticoso, ma anche irripetibile e apprendimento e accumularsi di sensazioni. Perciò l'autore ritiene giusto, come d'altronde è, ringraziare l'Ulisse Dantesco, fomentatore di enigmi, come invito a riprendere altri viaggi, infatti fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ecco a voi Federico Rampini. Grazie. Grazie. Bravo. No, io c'ho. Ho la ricetta. Grazie, grazie, buonasera, grazie di essere venuti e comincio subito col dirvi quanto sono felice di essere questa sera a Macerata, perché devo confessare, è la prima volta in vita mia. E questa è un po' una condanna, una limitazione anche della mia vita da nomade globale, che ho girato a volte angoli sperduti del mondo e ho delle lacune mostruose su casa mia, sul mio paese.
Tra l'altro Macerata per me, anche da lontano e prima di conoscerla, era un mito. Lo dico davvero senza piaggeria, non è una captatio benevolenzi. Guardate, quando io ho vissuto in Cina, ovviamente mi sono studiato la storia di Matteo Ricci, importantissima, il gesuita che ha tradotto i Vangeli per i cinesi e Confucio per gli europei. Affascinante. Così come in una terra a me carissima, una terra anche dolorosamente martoriata come il Tibet, io ho seguito le tracce di un altro illustre maceratese, Tucci, grande esploratore, etnologo, studioso dell'induismo, della Cina e in particolare del Tibet. Su Tucci e il Tibet abbiamo appena inaugurato a New York una mostra importantissima, la Asia Society, poche settimane fa. E quindi anelavo a venire qui. E vedete, ho cominciato citando Ricci e Tucci perché una delle cose interessanti della loro storia, quando uno li segue passo a passo nelle loro esplorazioni, è proprio la lentezza del viaggiare di quei tempi. Tucci è uno che per arrivare in Tibet, con l'arretratezza delle infrastrutture di quell'epoca, faceva migliaia, letteralmente migliaia di chilometri a cavallo, a dorso di cammello e alla fine anche a piedi. Noi oggi abbiamo i jet, abbiamo le low cost, attraversiamo il mondo alla velocità della luce e lo capiamo molto meno di quei grandi che invece lo esploravano nella lentezza. E allora l'operazione che ho fatto con questo libro, che adesso faremo insieme questa sera con l'aiuto anche di un po' di immagini, io mi tengo in disparte per non coprirvi la visuale, è proprio quella di cercare di renderci il mondo un po' meno ansiogeno, un po' meno angosciante, con l'aiuto delle carte geografiche. Perché è vero che è un mondo che ci spaventa, è un mondo che ci inquieta, che non riusciamo a decifrare. I personaggi che sono... non fate caso, i titoli e le didascalie sono in inglese, perché questa presentazione ho cominciato a portarla in giro per le università americane, sono stato alla Wharton Business School di Filadelfia, poi andremo a San Francisco, a Los Angeles, ma tanto quello che conta ve lo racconto io. Linee rosse, la geografia e la storia ci possono aiutare a capire dove sta andando questo mondo impazzito. E lì c'è una galleria di personaggi, ovviamente. Chi ce l'avrebbe detto, a proposito di mondo incomprensibile, ancora 2 anni fa nessuno immaginava che Donald Trump potesse essere presidente degli Stati Uniti. Abbiamo con Putin un personaggio che si è praticamente trasformato sotto i nostri occhi in una sorta di zar, presidente a vita, ormai al suo 4º mandato. Naturalmente Beppe Grillo, anche questo è un fenomeno, quello dei nuovi populismi. Anche 20 anni fa, se qualcuno avesse detto che Beppe Grillo sarebbe stato uno dei protagonisti della vita politica italiana, sarebbe stato preso per un folle. L'ultimo è forse quello che bisognerebbe studiare con più attenzione, Xi Jinping, un altro che si è trasformato in un presidente a vita. Con l'ultima riforma della Costituzione cinese non c'è più limite alla durata del suo mandato. Ha una concentrazione di poteri personali che non si vedeva in Cina dai tempi di Mao Zedong. Però quella di Mao Zedong era una Cina poverissima, la sua è una superpotenza economica e anche militare. Vi sono tutti personaggi che in qualche modo ci destabilizzano. Una cosa che mi colpisce di Xi Jinping, però la voglio dire subito, a differenza dei nostri politici, che sono sempre più ignoranti, leggono sempre meno, lo ammettono anche, confessano. Donald Trump è uno che si vanta di non aver mai letto un libro in vita sua, neanche quello che ha scritto lui, vi assicuro. Xi Jinping, gli autocrati sono un po' diversi. Putin è uno che divora libri di storia della Russia zarista. Xi Jinping, in un recente incontro con Donald Trump, gli ha citato
con un tono di ammonimento il libro di Tucidide, storico dell'antica Grecia, sulla guerra del Peloponneso. La trappola di Tucidide, il problema, diciamo, Atene-Sparta, come si arrivò ad una guerra che poteva forse essere evitata. Quindi Xi Jinping ha usato quella metafora su Tucidide, la guerra del Peloponneso, per dire stiamo attenti a non condurre America e Cina verso una guerra. Naturalmente, di fronte a quella citazione, Trump non aveva la più pallida idea di che cosa cosa stesse parlando. Ma andiamo avanti, perché vedete, con la geografia io ho un rapporto particolare. Capirete perché io sostengo che per capire il mondo dobbiamo giocare con le carte geografiche, dobbiamo farle vivere. Sono degli oggetti animati le carte. Se sappiamo giocare con le carte geografiche, ci parlano, ci raccontano delle storie meravigliose. La mia è una storia, un rapporto personale molto intenso, autobiografico, perché, come ha detto il ragazzo che mi ha introdotto, io da bambino sono cresciuto in realtà a Bruxelles, ho fatto una scuola europea con compagni di banco che erano di volta in volta francesi, tedeschi, olandesi. E la storia, lì c'è una foto a destra, all'estrema destra vedete il trattato, la firma del Trattato di Roma con cui nasce la prima comunità europea, 57. Io arrivo l'anno dopo a Bruxelles, quando proprio sta nascendo, e comincio la mia vita così. E quella è il perimetro dell'Europa 6, molto piccola, i primi stati fondatori. Ecco, a quell'epoca la scuola europea ci insegnavano una geografia diversa da quella che studiate in Italia, perché avevamo dei manuali, la studiavamo in francese, manuali in lingua francese, era stata scritta da autori diversi da quelli che usa. E quindi con dei compagni di banco tedeschi, un professore in lingua francese, dovevo già da piccolo allenarmi a capire che le carte geografiche a volte sono controverse, discutibili, e che bisogna saperle anche interpretare, qualche volta contraddire. L'altro shock che ho avuto nel mio rapporto con le carte geografiche, ho cercato di illustrarlo là a sinistra, forse non ve ne rendete conto subito, ma quando io arrivai a Pechino a fare il corrispondente, ho vissuto per 5 anni a fare il corrispondente di Repubblica, la prima cosa che ho fatto, aprendo il nuovo ufficio di Pechino, mi sono comprato in una cartolibreria cinese una grande carta geografica, un atlante come lo usano nelle classi scolastiche in Cina, appeso alla parete, che è completamente diverso dai vostri, perché là c'è la Cina al centro del mondo, in quell'Atlante, è un altro mondo rispetto a quello che crediamo di conoscere noi, e le Americhe sono schiacciate da una parte e l'Europa è schiacciata dall'altra. Ecco, per me fu un altro shock culturale, rendermi conto che i cinesi rappresentano il mondo in un modo molto diverso. Allora, veniamo alla prima delle caratteristiche, il titolo vuol dire le principali basi militari americane nel mondo. Questo qui c'è una linea rossa che io ho tracciato unendo le più grandi basi militari degli Stati Uniti. Non tutte, cioè ne hanno molte di più, queste sono solo quelle veramente molto molto grandi, quindi sono basi aeree, navali, con sottomarini nucleari, con ovviamente anche tanti tanti soldati. Cosa ci dice questa carta? Se cerchiamo di farla parlare, ci può raccontare tante cose. Beh, una ovviamente è l'estensione di questo impero, chiamiamolo così. È un'estensione non del tutto nuova. Lo ho voluto mettere in basso alla vostra sinistra una foto di due personaggi, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, che si incontrano alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è un momento di passaggio delle consegne, perché se la osservate bene, quella carta lì non è poi tanto diversa dalla proiezione che aveva avuto l'impero britannico, che era un impero navale soprattutto, il più vasto per la capacità di proiettarsi su tutti gli oceani. In quel momento dell'incontro tra Roosevelt e Churchill c'è il simbolo di un trasferimento. L'America si prende, eredita quello che era stato l'impero britannico. L'altra immagine in basso a destra è un po' più difficile per voi da capire, ma uno che vive in America sa che in alcune città d'America ci sono
in piazze molto visibili degli orologi che segnano l'aumento del debito federale americano. Proprio man mano che le cifre salgono è il debito federale che sta salendo. L'ho messa lì perché una cosa è evidente, che un impero di queste dimensioni costa caro. E allora, quando ci si interroga sul declino degli Stati Uniti d'America, sul fatto se forse noi siamo in un momento di svolta storica, si sta chiudendo forse il secolo americano? Siamo alla fine di un impero? Beh, uno dei temi, una delle possibili spiegazioni è nel fatto che spesso gli imperi nella storia sono morti per eccessiva dilatazione, perché a un certo punto il costo di mantenimento di un impero diventava eccessivo rispetto alle capacità economiche del paese che doveva mantenere quella forza militare lì. Al tempo stesso, però, se noi vogliamo ragionare sul secolo americano, quello che è stato il Novecento, il lungo secolo di egemonia americana, dobbiamo sempre ricordarci che l'egemonia americana non si è fondata solo sulla potenza militare, solo sulla forza bruta, sulla forza delle armi. C'è sempre stato anche un elemento di egemonia culturale, come diceva Antonio Gramsci, filosofo marxista italiano, cioè una capacità di esercitare leadership anche perché l'America ha esportato valori, ha esportato un sistema di regole che altri paesi hanno accettato di condividere. Pensate all'alleanza Stati Uniti-Europa, che non è stata un'alleanza fondata solo su rapporti di forza, ma anche su una certa condivisione di valori, di ideali. Soft power lo chiamano in inglese, il potere morbido, il potere dolce, che è fatto anche, pensate per esempio, all'importanza di avere uno stato di diritto. Quando uno si chiede, ad esempio, se ammesso che stia finendo l'impero americano, c'è qualcuno che è pronto a sostituirlo? Beh, intanto sostituire quella roba lì costerà caro, anche se la Cina è la superpotenza numero due, ha tanti mezzi economici, tante risorse economiche. Immaginare di costruire una presenza planetaria così richiede tempo e tante tante risorse. E poi, lo ripeto, il soft power dov'è? Chi è oggi in grado di esportare ideali, valori, immaginario? Pensate cos'è stata anche il soft power americano come fabbrica dei sogni, la letteratura, la musica, le mode, il cinema, Hollywood. Allora, vediamo chi c'è dopo, chi viene dopo, se siamo vicini alla fine del secolo americano e dell'egemonia americana. Qui ho scritto Belt and Road Initiative, l'iniziativa cintura e strada, e così la chiamano i cinesi, ma soprattutto noi ne parliamo come della nuova via della seta, perché questo è oggi il grande progetto cinese, un progetto affascinante. La nuova via della seta è qualcosa di molto concreto, adesso ve lo racconto, ma prima ricordiamoci che cosa sono state storicamente le vie della seta. Quelle linee rosse, qui lì ci sono personaggi che riconoscerete, quelle linee rosse sono state le grandi vie di trasporto e di comunicazione tra l'Estremo Oriente e noi, con una storia millenaria, addirittura prima ancora dell'Impero Romano. Già qui nel Mediterraneo arrivavano merci dall'Estremo Oriente, seguendo quelle due linee direttrici. Una è la via della seta terrestre, che passa attraverso l'Asia centrale, la Persia, i Balcani e arriva qui. L'altra tratteggiata è la via della seta navale, che attraversa Oceano Indiano, Golfo Persico e di nuovo sbocca nel Mediterraneo. Il termine via della seta per noi è sinonimo di Marco Polo, perché
figlio di mercanti veneziani, lui andò in Cina e poi ci raccontò in quel meraviglioso libro che è Il Milione, la Cina del Katai, il Katai del Gran Khan, del Kublai Khan. In realtà il termine Via della Seta viene coniato da un geografo tedesco nell'Ottocento e, insomma, rappresenta qualcosa che oggi la Cina vuole ricostruire. La Cina di Xi Jinping ha messo in cantiere investimenti per 1.000 miliardi di dollari per costruire, irradiare nuove infrastrutture. Stanno costruendo strade, ponti, ferrovie, aeroporti che dalla Cina attraversano tutta l'Asia centrale e arrivano fino da noi. Hanno comprato il porto di Atene, di proprietà cinese, sono interessati a investire nei porti di Genova e Trieste. E la costruzione, questi cantieri sono già molto molto avanti, ma non solo autostrade, ferrovie, alta velocità, ci sono anche fibre ottiche, è una via della seta, della seta anche digitale. Investimenti titanici che rappresentano in negativo, se vogliamo, i tentacoli di una piovra, la piovra cinese che vuole conquistare il mondo, ma loro la presentano invece come un'operazione vincente per tutti, perché in fondo questi canali di comunicazione possono scorrere nei due sensi, possono anche essere opportunità per noi di esportare di più e più velocemente verso la Cina. Pensate che già adesso dai principali centri industriali della Cina la ferrovia arriva con una comunicazione ininterrotta, la linea ferroviaria arriva fino a Varsavia, da dove si dirama in tutte le ferrovie europee. Questo è un progetto imperiale. Questo è il segnale di una superpotenza che pensa in grande, che ha un piano di lungo termine per il futuro, che indubbiamente si sta candidando a sfidare la leadership americana. Vedete, lì sotto ho messo altre due foto che ho preso dalla battuta di un altro grande geografo tedesco che disse: gli imperi in ascesa costruiscono strade, gli imperi in declino costruiscono muri. Là sotto ho messo due muri, quella a destra è la grande muraglia cinese, perché ci fu un'epoca in cui i cinesi, nell'illusione di difendersi dalle invasioni barbariche, costruirono la più grande difesa architettonica che sia mai stata pensata nel mondo. Quello invece a sinistra è un pezzo del muro che già esiste ai confini tra la California e il Messico e che Trump vuole allargare fino a proteggere gran parte del confine sud degli Stati Uniti. Ecco, gli imperi in ascesa, quelli che si sentono forti, proiettati verso il futuro, costruiscono strade, non muri. E questa è una storia che era vera anche ai tempi degli antichi romani. L'antica Roma conquistò l'Europa non solo con le legioni e con la forza militare, ma con gli ingegneri che accompagnavano le legioni e costruivano strade, ponti e acquedotti. Ma la Cina ha le risorse per essere il nuovo numero uno? È in grado Xi Jinping di costruire non solo strade, ponti, un'egemonia fondata sulla forza economica e un giorno anche militare, ma un'egemonia che sia fondata su un sogno cinese? Esiste un sogno cinese che vogliamo condividere? Su questo ho i miei dubbi. Finché sarà un regime autoritario, c'è un limite alla capacità di soft power, di egemonia culturale. Dopo questi due giganti, voglio occuparmi invece di noi, venire molto più vicino a noi. E qui vi propongo una carta che vi lascerà un po' interdetti, perché qua abbiamo l'inizio del Sacro Romano Impero. Allora, faccio in realtà un passo indietro. Quando crolla l'Impero Romano, viene meno, in un certo senso, una Unione Europea. L'antica Roma aveva, a modo suo, unificato l'Europa. C'era dell'altro, oltre all'Europa si era allargata in Asia Minore, in Nord Africa, comunque un bel pezzo di Europa era stata unificata sotto l'antica Roma. Dopodiché crolla l'impero romano, seguono secoli di
declino, di arretramento, quando ricomincia ad affacciarsi un'idea di unità europea, da quel momento in poi avrà sempre un cuore e un nucleo germanico. Si comincia addirittura con l'impero carolingio, che crea la prima moneta unica europea. Ora, i miei professori francesi di storia volevano a tutti, quando ero bambino, volevano a tutti i costi convincermi che Carlo Magno, Charlemagne, era francese. No, Charlemagne era franco, tribù germanica, tant'è che è sepolto a Aachen, Aquisgrana, in Germania. Comunque, l'idea di Unione Europea si fa più, ancora più chiara con la nascita del Sacro Romano Impero, la cui definizione completa in realtà era Sacro Romano Germanico Impero. Nasce nel 962, è il più longevo della storia europea, in varie conformazioni, ma una cosa che a me mi intriga particolarmente oggi è questa. Noi ci stiamo interrogando sul destino dell'Unione Europea. La vediamo in preda a forze centrifughe. La Gran Bretagna ha già deciso di andarsene. E ci sono tante altre forze centrifughe in Europa. Alcune minacciano addirittura l'entità di alcuni stati, l'unità, la Catalogna, la Scozia forse vorrà abbandonare il Regno Unito. Alcuni paesi membri dell'Unione Europea forse dovremmo essere noi a spingerli verso l'uscita. L'Ungheria e la Polonia stanno trasformandosi rapidamente in regimi autoritari e liberticidi. Alla fine, quando ci interroghiamo su cosa resisterà, su cosa potrebbe resistere dell'Unione Europea, spesso ci ritroviamo a pensare a un'Europa, un nucleo duro dell'Europa che assomiglia molto a quella in cui io sono cresciuto da bambino, l'Europa 6, quella dei paesi membri fondatori. E vedete, è impressionante la somiglianza con quella roba lì. Perché il Sacro Romano Germanico Impero era un tentativo di pensare una Unione Europea con la Germania al centro e qualcosa che assomiglia abbastanza all'Europa 6. Ci manca un pezzo di Francia, l'Italia a sud di Roma non gli interessava, ma per il resto ci assomiglia. Ora qui andiamo avanti a giocare con le carte. E questa è alla fine della sua lunghissima storia. Il Sacro Romano Germanico Impero si era molto ridotto, rattrappito, era diventato una grande Germania con un po' di satelliti intorno. Quello che è interessante, un altro aspetto del Sacro Romano Germanico Impero che ci ricorda l'Unione Europea, è che non è mai stato un impero molto accentrato. Lasciava molta libertà di governo alle periferie. Quindi aveva un'idea, in un certo senso c'era un'idea moderna nel Sacro Romano Germanico Impero. Ma vado avanti perché quando uno comincia a giocare con le carte geografiche non c'è paese più divertente della Germania, nel senso che i tedeschi ogni due generazioni si svegliano e si scoprono dentro una Germania diversa da quella dei loro genitori o dei loro nonni. Le loro carte geografiche cambiano con una velocità sconvolgente. La prossima è 1871, il Primo Reich, Bismarck, l'unità tedesca. Allora, questa è anche una carta che subito fa riflettere noi italiani, perché vedete, più o meno alla stessa epoca anche noi abbiamo fatto l'unità nazionale, no? C'è una piccola differenza. Alla vigilia di questa data qui, subito prima del 1871, la Germania era polverizzata in una frammentazione di staterelli ancora più dispersi rispetto all'Italia preunitaria. Nel momento stesso in cui realizzano la loro unità e diventano Germania, immediatamente sono superpotenza. Immediatamente diventa una superpotenza. Da quel momento in poi, dal 1871 in poi, la storia europea si può leggere anche come una storia della paura che tutti gli altri paesi intorno hanno avuto di questa Germania così forte e dei tentativi di bilanciarla creando delle coalizioni di altri paesi per contenere l'espansionismo tedesco. A loro le riunificazioni riescono. E andiamo un po' più avanti e questa è un'altra Unione Europea di marca tedesca, con la Germania sempre al centro.
Questo è il Terzo Reich, territori conquistati dalla Wehrmacht, da Hitler. Per fortuna è durato poco, questa è stata una unificazione d'Europa con la forza bruta e con il terrore, anche se in alcuni paesi c'era anche molto collaborazionismo delle classi dirigenti locali. Dura poco, per fortuna, la Germania viene sconfitta e lo paga un prezzo pesante con la divisione in due, la Germania della Guerra Fredda, le due Germanie, Germania Ovest e Germania Est. E ancora una volta però a loro le riunificazioni riescono. Quando Helmut Kohl riesce alla fine della Guerra Fredda a fare una sola Germania, eccola qua, beh, pensate a questo dato. La Germania parte con la caduta del muro di Berlino da un dislivello di ricchezza, di reddito tra le due metà che è del 50%. Enorme, il dislivello tra la Germania Ovest e la Germania Est, 50% di differenza. Oggi lo hanno già dimezzato. Ci sono ancora un sacco di problemi negli ex Länder della Germania Est, non sono arrivati allo stesso livello, ma hanno dimezzato il divario. Se noi avessimo fatto lo stesso percorso dai tempi della nostra unificazione, la Calabria sarebbe la Florida. A loro le riunificazioni riescono. E comunque, insomma, questa carrellata di carte geografiche della Germania ha soprattutto il senso di ricordarci che il futuro dell'Europa passa da lì. È ormai una storia che dura più di 1000 anni. Qualunque ragionamento vogliamo fare, qualunque previsione vogliamo fare su cosa sarà l'Europa in futuro, ricordiamoci che il centro è quello. Anche se in questo momento abbiamo una Merkel indebolita, comunque il baricentro dell'Europa è quello lì, anche se questo può dispiacere a Monsieur Emmanuel Macron, che vorrebbe essere lui il nuovo leader dell'Europa. Ragionando su noi, sull'Europa, inevitabilmente subito dopo bisogna occuparsi di questo gigante che abbiamo vicino a noi, questo gigante qua, Unione Sovietica. In alto avete la carta, la grande linea rossa che era stata l'Unione Sovietica. In basso c'è la Russia di oggi, che si è parecchio rattrappita. Allora, vedete, la geografia è di nuovo torna essenziale se vogliamo capire cos'è la Russia, cos'è stata nella storia, cos'è oggi. Prima di tutto la geografia, perché non c'è una nazione così grande al mondo, è la più larga di tutte. Dal punto di vista dell'estensione territoriale è il gigante numero uno del pianeta. E al tempo stesso, vedete, c'è un paradosso: questo gigante si è sempre percepito come un gigante fragile. La Russia, e qui di nuovo la geografia torna utile e importante, la Russia è stata invasa con una facilità enorme. E io ho messo la faccia dell'invasore forse più celebre di tutti, Napoleone. Napoleone arrivò a Mosca con una facilità sconcertante. I più bei capitoli del romanzo Guerra e Pace di Tolstoi sono quelli che descrivono l'occupazione di Mosca da parte delle truppe napoleoniche. La Russia, nella sua geografia, ha questo difetto, chiamiamolo così: non ha delle grandi barriere naturali per fermare o frenare gli invasori. Non ci sono delle catene di montagne alte come le Alpi o dei mari. Le pianure europee o le pianure dell'Asia centrale sono facili da attraversare, si arriva in Russia velocemente con un esercito. E questo nella sua storia non c'è solo Napoleone o Hitler, naturalmente, ma episodi molto più antichi. La Russia è stata invasa dagli svedesi, la Russia soprattutto è stata invasa dai mongoli, i popoli delle steppe. E questo tra l'altro è un episodio importante della sua storia, perché quando da noi c'è il Rinascimento, la Russia salta completamente il Rinascimento europeo, perché in quel momento è sotto dominio di dinastie di origine orientale e per di più islamiche.
cosa che lascerà una specie di trauma insuperabile nella storia dei russi, che poi si vivranno Mosca come la terza Roma, la capitale del cristianesimo che deve guidare una riscossa dei valori cristiani contro l'Islam. Guardate che questo è un tema importantissimo anche per capire Putin, la guerra in Cecenia, Assad, sono tante le cose che si riescono a capire meglio andando, usando le carte geografiche anche in una prospettiva storica. E comunque, tornando alla facilità di invasione, la facilità con cui si invade la Russia, la risposta che i leader russi hanno dato, i grandi zar, è sempre stata quella di allargarsi, reagire a questa insicurezza spostando sempre più lontano da Mosca o da San Pietroburgo le linee rosse dei propri confini esterni, conquistando altri territori per cercare di compensare quest'ansia da insicurezza. E abbiamo quindi un'altra costante della storia russa che è molto importante. Vedete, questo Putin in fondo sognerebbe di ritornare alla linea rossa dell'Unione Sovietica, riconquistare una sfera di influenza che sia più larga di quella attuale. L'abbiamo visto in Ucraina, in Medio Oriente. C'è questa contraddizione che unisce la storia dei grandissimi zar, Alessandro e Caterina, e quella di Putin. Grandi strateghi di politica estera e fallimentari nella modernizzazione economica del paese. Questa è una storia che unisce davvero gli zar, Alessandro, Caterina e Putin. Alessandro e Caterina sono stati due zar straordinari, ma nessuno di loro è riuscito nell'operazione che gli stava più a cuore, che era di portare l'Europa in Russia, trasformare la Russia in un paese veramente moderno. E pensate a Putin. Rendetevi conto che mentre noi lo temiamo giustamente o comunque lo osserviamo con rispetto, con una sorta, alcuni addirittura con ammirazione per il modo in cui riesce a flettere i muscoli, a recuperare un'influenza ad esempio in Medio Oriente, e poi andiamo a guardare che cos'è l'economia russa oggi. Qui c'è un dato che quando lo dico di solito vedo spalancarsi degli occhi di stupefazione. Il prodotto interno lordo della Russia, quello che misura la ricchezza nazionale, è di poco superiore a quello della Spagna. È un nano economico. Tant'è che soffre di fuga dei cervelli, opportunità economiche sono talmente ridotte che tanti giovani bravissimi russi laureati in matematica vanno a cercare lavoro in California o a New York. È un paese che ha un'economia debolissima e una forza militare enorme, e da questo squilibrio naturalmente possono nascere anche tentazioni di avventure. Passo a un altro gigante, l'India. All'India ci sono così tante cose da raccontare sull'India che bisogna sceglierne una. Io vi guiderò con queste linee rosse attraverso un percorso che alla fine parla molto di noi. Dunque, questa è l'India coloniale, il Raj britannico. La linea rossa che segna il confine esterno dell'India al tempo della dominazione inglese includeva quello che oggi sono Pakistan, Bangladesh e perfino Birmania. Guardate com'è larga. Poi accade il capolavoro che ha come protagonista quella figura, il Mahatma Gandhi. Il capolavoro politico di Gandhi è coronato nel 1947... per chi ama la fiction, la narrativa, il romanzo chiave è I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. Nella mezzanotte del Ferragosto del 1947 c'è Independence Day, la proclamazione dell'indipendenza indiana. Capolavoro politico. Perché capolavoro politico? Perché c'è riuscito Gandhi, è riuscito a liberare la più grande nazione che sia mai stata sotto un giogo coloniale, la più grande colonia posseduta, sfruttata e oppressa da una potenza occidentale, cioè la Gran Bretagna, è riuscita a liberarla senza vero spargimento di sangue, attraverso un movimento non violento di disobbedienza civile, il pacifismo di Gandhi che poi ha ispirato tanti altri, da Nelson Mandela a Martin Luther King. Capolavoro politico che coincide anche con la tragedia e con la sconfitta politica di Gandhi. Nello stesso momento,
E questo lo capite guardando la carta immediatamente successiva, che è l'India di oggi. L'India di oggi è pur sempre paese con una popolazione uguale a quella della Cina ormai, 1.300.000.000 di abitanti. È un gigante, ma ha perso tanti pezzi. Lì mancano ormai, dentro questa linea rossa non ci sono più né il Pakistan, né il Bangladesh, né la Birmania. Cosa è successo? Nel momento stesso della indipendenza accade anche la partizione, noi diremmo secessione. Gandhi sognava un'India multireligiosa, laica, tollerante, che fosse una fusione capace di abbracciare tutte le civiltà e tutte le religioni. Ma invece nel periodo della lotta per l'indipendenza la classe dirigente della minoranza musulmana aveva in mente un altro progetto: separarsi e costruire invece la prima teocrazia islamica dei tempi moderni. E così nasce il Pakistan. Ma nasce è un parto sanguinoso, perché la secessione avviene con pulizie etniche, regolamenti di conti, un genocidio da una parte e dall'altra, massacri di indù contro musulmani, di musulmani contro indù, 1 milione di morti. Nel momento stesso in cui Gandhi raccoglie il trionfo del movimento per l'indipendenza dagli inglesi, si consuma anche la sua sconfitta. L'India non è quella che lui avrebbe voluto, perde pezzi che diventano invece la prima repubblica islamica, il Pakistan, dove nella Costituzione ci sono elementi di teocrazia islamica. Perché ho messo quelle due foto? Beh, in alto c'è l'attuale premier indiano Narendra Modi, in basso riconoscete Osama Bin Laden, perché ritorno al fatto che questa è una storia che parla anche di noi. Parla di noi sul rapporto con l'Islam, perché noi soffriamo ancora di eurocentrismo, occidentocentrismo. Siamo abituati a considerarci sempre l'ombelico del mondo e l'ombelico della storia. Pensiamo che tutto ciò che accade nel mondo in qualche modo ha dentro di noi la causa primaria. E quindi abbiamo vissuto in questi anni tutto il dramma del fondamentalismo islamico, della jihad, dell'islamismo violento, come una sorta di regolamento di conti che rivanga addirittura la vicenda delle crociate, no? una specie di vendetta perpetua di una storia antica, ma sempre tra noi e loro. E non è così. Perché la prima civiltà con cui l'Islam comincia ad avere un rapporto di conquista, di proselitismo e poi un rapporto che diventa a momenti terrificante, conflittuale, sanguinoso, in altri momenti armonioso, è questa civiltà qui. La prima terra dove sbarcano missionari islamici, poco dopo aver convertito l'intera penisola arabica, è questa. Passando attraverso la Persia, arrivano in India. E da quel momento comincia una storia di un rapporto molto, molto difficile tra l'Islam e la civiltà induista. E questo rapporto, vedete, ha avuto degli alti e dei bassi, ha avuto dei momenti meravigliosamente armoniosi. Sotto, per esempio, la dinastia Mogul, abbiamo l'imperatore Akbar, che è una specie di precursore di Gandhi, uno che voleva il dialogo tra le religioni, o addirittura la fusione tra tutte le grandi religioni. E poi la stessa dinastia Mogul ha l'imperatore Aurangzeb, che invece scatena delle persecuzioni feroci contro gli induisti. Quando pensiamo al terrorismo, dovremmo sempre ricordarci che non se l'è presa prima con noi, ha cominciato a fare le prove generali in India. E tutti i più gravi attentati terroristici sono stati prima sperimentati in India. Il dirottamento degli aerei, 11 settembre 2001, attacco alle Torri Gemelle di New York, quelle tecniche di dirottamento erano state prima sperimentate in India. La strage di Parigi, Bataclan, Stade de France, prima è stata testata in India con gli attacchi simultanei a Mumbai di commandos islamisti in diversi punti, luoghi pubblici della città. Hanno sempre prima attaccato loro e poi, dopo aver fatto le prove, sono venuti da noi.
E questo è un problema che contribuisce a spiegare l'ascesa di un leader come Narendra Modi, che noi conosciamo poco, ma che è un altro dei grandi nazionalpopulisti del momento, che incarna l'anima revanchista dell'induismo, la più oscurantista, la più retriva. Gli induisti che vogliono riaffermare, ad esempio, l'importanza delle caste e che comunque vivono questa resa dei conti perpetua con la minoranza islamica, perché di musulmani dentro la linea rossa dell'India ce n'è ancora 200 milioni. Andiamo avanti. Qui cominciamo a complicare un po' il gioco delle carte mettendo degli altri elementi. Questo ho scelto Asia 1961, qui le linee rosse, quando vedete tanto rosso nella carta qua vuol dire che c'è più ricchezza, poco rosso più povertà, e quindi è una carta che dà un senso di sviluppo economico e di benessere. Perché scelgo 1961? Il titolo del tema, poi ci arriveremo dopo a proposito del benessere, che cos'è il benessere e quali ne sono le condizioni politiche. Nel 61 vince il Nobel dell'economia un grande studioso svedese, Gunnar Myrdal, studioso della povertà. L'opera più importante dello svedese Gunnar Myrdal si intitola Asian Drama, il dramma asiatico. Quando Myrdal vuole andare a studiare da vicino la miseria, va là, nel sud-est asiatico. Perché nel 1961 è là che c'è più miseria. Singapore è uno dei luoghi dove lui va a studiare la miseria planetaria. Singapore oggi è una specie di Svizzera, se qualcuno c'è stato sa che è una tecnopoli di una ricchezza californiana. E questo è molto interessante, vedete, quello che è accaduto in questa parte del mondo. Perché a quei tempi, in questa zona qui, non c'erano i dragoni del sud-est asiatico, c'erano paesi che erano più poveri dell'Egitto, del Marocco, dell'Iraq, erano molto più poveri qua. Da questo momento in poi è cominciata una storia incredibile, meravigliosa, affascinante, miracoli economici che si sono susseguiti uno dopo l'altro in questa parte del mondo. Classi dirigenti che hanno saputo agganciare la modernità. I miracoli sono cominciati ovviamente in Giappone, poi in Corea del Sud, poi Taiwan, Hong Kong e via via. E ancora oggi è una storia che dura. Ed ecco la carta successiva, qui vediamo il rosso dilagare ovunque nel sud-est asiatico. Vediamo lo sviluppo che ormai contagia anche paesi come il Vietnam, la Cambogia, la Birmania. Hanno dei tassi di crescita che sono di tipo cinese, non sono ancora a livello della Cina, ma la stanno inseguendo spesso adottandone lo stesso modello politico. Perché qui invece, qui ho messo un titolo, Asia, il benessere illiberale. Ecco, noi avevamo creduto, osservando con ammirazione i tanti miracoli economici di questa parte del mondo, che avrebbero portato con sé anche democrazia, diritti, libertà. E per un certo periodo è sembrato che le due cose, lo sviluppo economico, la modernizzazione e la libertà e la democrazia andassero insieme. Poi a un certo momento si è sganciato e abbiamo avuto marcia indietro in molti di questi paesi. Pensate ai colpi di stati militari in Thailandia, personaggio come Duterte nelle Filippine, i suoi squadroni della morte, o anche alla grande delusione legata alla vicenda di Aung San Suu Kyi, la leader birmana, premio Nobel della pace, su cui Obama aveva investito moltissimo capitale politico. Io ho seguito due viaggi di Obama in Birmania, in cui aveva aiutato Aung San Suu Kyi prima di tutto a essere liberata dagli arresti domiciliari e poi a diventare la leader politica del paese. Ma adesso vediamo la persecuzione delle minoranze etniche in Birmania. Anche i buddisti possono essere intolleranti. Ecco, e questo ci interpella, perché uno dei dogmi del pensiero unico neoliberista occidentale è stato quello che con la ricchezza e con lo sviluppo economico sarebbero diventati tutti più simili a noi. Non è vero. Alcuni di questi preferiscono diventare più simili alla Cina di
di Xi Jinping. E questo è un serio problema. In una delle zone più ricche del pianeta ormai, e in una delle zone che mostrano maggior dinamismo economico del pianeta, c'è un regresso verso forme illiberali e autoritarie. Ah, qui cambiamo un po' tema, perché qui mi diverto non con le linee rosse ma con i punti rossi. Qui ho creato una carta con tutte, dove ci sono tanti puntini rossi, sono tutte le missioni della Chiesa Cattolica in giro per il mondo. Guardate, la Chiesa Cattolica, anche lei ha il suo soft power, è una superpotenza, con una tale presenza geografica delle missioni. Io me ne rendo conto, nel mio mestiere di giornalista voi non avete idea in quali punti remoti del pianeta mi sono imbattuto in missionari cattolici, o magari nella comunità di Sant'Egidio, piccola potenza diplomatica che ad esempio ha fatto la pace in Mozambico. Vedete, c'è una battuta che disse Stalin durante la Seconda Guerra Mondiale, quando qualcuno dei suoi consiglieri gli raccomandava di tener conto della posizione del Papa su qualche problema, e con scherno Stalin disse: ma quante divisioni ha il Papa? Intendeva quante divisioni blindate può mettere in campo. Beh, quella battuta in un certo senso gli si è ritorta contro, non direttamente contro Stalin ma i suoi successori, perché se guardate Papa, la foto in alto, Papa Wojtyła, beh, Papa Wojtyła ha avuto un ruolo nella caduta del comunismo, con l'alleanza molto stretta che ci fu tra Papa Wojtyła e Ronald Reagan, ebbe un ruolo importante nell'accelerare la disintegrazione del blocco sovietico. Ricordate, almeno alcuni di voi, quelli che hanno qualche capello bianco in testa come me, potranno ricordare che l'inizio della fine per il blocco sovietico è Solidarnosc, gli scioperi nei cantieri navali di Danzica, Lech Wałęsa, e la Polonia, il primo anello che comincia a mettere in crisi l'impero sovietico, e lì l'appoggio, la sponda politica del Vaticano di Wojtyła fu importante, tanto più che c'era questa intesa forte tra Wojtyła e Ronald Reagan. Qualcosa del genere ha cercato di fare Papa Francesco con Obama, un'intesa con dei valori comuni, e c'è stato a un certo momento un binomio Obama-Papa Francesco che poteva prefigurare qualcosa di simile a quello che c'era stato tra Reagan e Wojtyła. Poi è arrivato Donald Trump ed è cominciata tutta un'altra storia. Ma vedete, la carta successiva però è leggermente inquietante se paragonata con quella precedente, perché qui invece io ho messo dove ci sono più cattolici, dove c'è più rosso è una popolazione a maggioranza cattolica. E allora ci si rende conto, beh, intanto non stupisce che abbiamo un papa argentino, perché il centro del cattolicesimo si è spostato in Sud America. Però se paragonate le due carte, qui c'è un problema, cioè la dilatazione del soft power vaticano fa sì che ci siano tantissime missioni dove i cattolici sono minoranza, e questo significa che spesso diventano, quei missionari là diventano anche bersagli. Racconto nel mio libro tra l'altro la storia del rapimento di un missionario nell'isola di Mindanao delle Filippine ad opera di guerriglieri islamici. Quanti casi di rapimenti, assassini, persecuzioni, laddove il missionario viene percepito come l'emissario di una potenza straniera che sta cercando di convertire, di fare proselitismo. Ah, qua torniamo invece a casa nostra. Qui le linee rosse sono diventate delle linee rosse con delle crocette rosse, e cioè i confini che riappaiono in mezzo a noi. Credevamo che fossero una cosa del passato i confini interni all'Unione Europea. Trattato di Schengen, 1995, superamento dei confini. L'Unione Europea diventa come gli Stati Uniti d'America, dove nessuno mi chiede il mio passaporto se passo dallo stato di New York a quello del New Jersey o dalla California all'Arizona. Bene, stanno rinascendo, lo sapete bene, a Ventimiglia ci sono stato l'estate scorsa, e il confine di Ventimiglia è un confine dove la polizia francese può fare di nuovo dei controlli di identità molto duri, o addirittura
stato il caso a Bardonecchia, sconfinare sul territorio italiano, perché Monsieur Emmanuel Macron, il quale talvolta si presenta come un leader della grande Europa unita e fa suonare la nona di Beethoven alla sua incoronazione, poi però ha deciso che il Nord Africa si ferma a Ventimiglia. E quello con le crocette è il confine del Nord Africa, dove non si passa. Lo stesso scherzo però poi glielo fanno gli inglesi a Calais. E le crocette sono rinate anche al confine con l'Austria. Questo è uno dei casi in cui abbiamo il sospetto che la storia non marci sempre in una direzione sola, ma che possa imboccare la retromarcia. E la spiegazione di questo ovviamente sta nella carta immediatamente successiva, dove le linee rosse sono dei flussi di migranti. Migranti economici o rifugiati vengono fin dall'Afghanistan, dal Medio Oriente, ovviamente dalla Siria, dal Nord Africa, ma anche dall'Africa subsahariana. Queste sono le ragioni per cui diversi stati europei hanno deciso di ritornare a questo tipo di carta geografica. Allora vedete, qui arriviamo a uno dei temi più roventi del momento, perché su questo tema dell'immigrazione, dei flussi, si giocano le campagne elettorali, si decide chi vince e chi perde un'elezione, si decide un cambio di governo in diversi paesi d'Europa o negli Stati Uniti. E allora, quando arrivo qui, io sento il bisogno di fare quell'operazione di un uso delle carte che vada molto indietro nel tempo e nella storia, perché se riusciamo a guardare questi fenomeni con un certo distacco, allora possiamo forse discuterne civilmente tra di noi, fare in modo che questi temi non siano oggetto di polemiche furibonde, incivili, di scambi di insulti in cui ci dividiamo noi stessi per tribù e quindi diventiamo ostili gli uni agli altri. Allora vedete, per riuscire a ragionare su queste cose con il distacco storico, mi sono fatto aiutare da autori che ammiro, che rispetto, autori importanti. Per esempio il grande storico francese Fernand Braudel, forse il più grande studioso della storia del Mediterraneo, dalla preistoria all'antica Roma, al Rinascimento, ha visto la storia nei tempi lunghi. Ho scoperto un pensatore arabo affascinante del 1200-1300, quindi dell'epoca del Rinascimento islamico, Ibn al-Khaldun, lo storico arabo che analizzò le dinamiche, le costanti degli imperi, nella storia degli imperi, per esempio come gli imperi proteggono i propri confini dalle invasioni barbariche, spesso attraverso dei patti con i barbari alle frontiere. Fu il caso dell'antica Roma. Sapete che l'antica Roma faceva un uso molto parsimonioso delle sue legioni. In genere per la protezione delle frontiere preferiva stabilire dei rapporti anche contrattuali con i barbari, pagare delle tribù barbariche perché si occupassero loro di disciplinare le frontiere esterne, che poi è quello che sta facendo Angela Merkel con Erdogan, né più né meno, o l'Italia con la Libia. Ma l'autore che ancora più mi consente di fare un salto all'indietro, probabilmente alcuni di voi l'avranno letto, è Yuval Harari, autore di Homo Sapiens, la storia misteriosa, enigmatica, affascinante di come sulla Terra siamo rimasti solo noi, discendenti di Homo Sapiens, e sono spariti completamente i nostri cugini Neanderthal, che pure avevano un DNA per il 99% identico al nostro. Cos'è successo? Qui noi siamo rimasti e loro no. Cos'è successo tra noi e loro? È una storia affascinante su cui si dedicano gli antropologi, gli studiosi, sapete, quelli che vanno a vedere i reperti fossili. Ma tutto questo, vengo a
trarne una conclusione che ci riguarda da vicino. Vedete, quando uno osserva questa storia nei tempi molto lunghi, si rende conto che ovviamente siamo tutti meticci, non esistono le razze pure. Siamo tutti nati da un ceppo iniziale in Africa, nel Corno d'Africa, e la specie umana non ha fatto altro che viaggiare, migrare e mescolarsi, continuamente, viaggiare, emigrare, mescolarsi. E tuttavia c'è un sottile discrimine, una linea rossa, molto esile, ma anche molto precisa, che può fare la differenza tra un'emigrazione e un'invasione. E questa linea rossa sottile è data da chi riesce a far prevalere il proprio modello di civiltà, il proprio sistema di valori, i propri costumi. Ed è su questo che si scatenano oggi le tensioni. E per questo diventa così rovente il tema dell'immigrazione, quando si può avere la sensazione che la migrazione si stia trasformando in un'invasione perché qualcun altro sta riuscendo a far prevalere il proprio sistema di valori, i propri paradigmi, i propri costumi. E questo produce, quello di prima produce queste carte qui, le nuove mappe geografiche del voto. In tutti i paesi sta succedendo questo dato, che intanto ci dividiamo tra globalisti e sovranisti. Questa è la mappa elettorale degli Stati Uniti, dove le due coste votano democratico, dove c'è bianco si vota democratico e tutta l'America che sta in mezzo, rosso, è voto repubblicano, è voto per Donald Trump. Dimmi dove abiti e ti dirò come voti. Ci stiamo dividendo per tribù al punto tale che vogliamo vivere vicino a quelli che la pensano come noi. Ma è lo stesso l'Inghilterra del voto Brexit. Questa è un'analisi geografica del voto Brexit in Inghilterra, e anche qui abbiamo un voto ormai per tribù suddivise geograficamente, globalisti contro sovranisti. E non ho fatto in tempo a mettere l'Italia, ma la Germania. Qui la parte rossa che sta a est è dove ha avuto i risultati più importanti, più significativi, l'AfD, cioè il partito dell'estrema destra. E ormai ovunque, l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni italiane, c'è una geografia del voto che sta diventando spietata. Dimmi dove sei, ti dirò come voti. Questa è la carta delle democrazie, 1966, dove c'è più rosso ci sono più diritti, più libertà, libertà di espressione, libertà di stampa, dove c'è meno rosso ci sono regimi più autoritari. E noi abbiamo vissuto a lungo nella speranza, nell'illusione, nella fiducia, nella certezza che il senso della storia andasse verso più democrazia. Ed è stato vero per molto tempo. Guardate com'è cambiato il mondo nel 93, dopo che gran parte dell'America Latina aveva cacciato via dittature militari, in Europa erano scomparsi gli ultimi regimi dittatoriali, Spagna, Portogallo, Grecia, ma anche in tante altre parti del mondo la democrazia avanzava prorompente, conquistava il mondo intero, il rosso dilagava con più diritti e più libertà. E poi siamo al 2015 e già ci sono invece in questa carta molte più zone bianche. L'hanno chiamata una recessione democratica, una ritirata, come i ghiacciai che si ritirano. E questo si collega col tema della carta successiva, la geografia delle tecnologie, internet. Vedete, poi ho preso due personaggi significativi perché quello di sinistra probabilmente vi è più familiare, Jeff Bezos, il padrone di Amazon, che sta conquistando tutta l'America ma anche gran parte dell'Europa al commercio online. Quello di destra è il Bezos cinese, Jack Ma, padrone di Alibaba. I cinesi anche loro fanno la spesa online, ma prevalentemente da Alibaba. Qui dove vedete tanto rosso è perché c'è accesso facile a internet. E se togliamo l'Africa e un pochino di America Latina, ormai il mondo è unificato da internet.
C'è ovunque tanta possibilità di accesso a internet. Questo è l'accesso. Ma la carta successiva è openness, apertura. Quanto è realmente aperto? Qui dove c'è rosso, invece, ho voluto segnalare quei paesi dove c'è una censura molto forte, dove il controllo dello Stato sui contenuti che transitano su internet è fortissimo. E allora ci accorgiamo che la favola del World Wide Web, della rete globale, non rappresenta più il mondo in cui viviamo. I cinesi usano tantissimo internet, ma non è quell'internet che usiamo noi. È un altro mondo quello in cui navigano, con pochissime cose in comune. E sta peggiorando questa separazione, questa rinazionalizzazione delle reti. Quando io vivevo in Cina, dal 2004 al 2009, c'era meno censura di quanto ce n'è oggi quando torno in Cina. Un accenno alle carte del clima. Qui la linea rossa era l'Artico nel 79, questo è l'Artico di oggi che si rattrappisce. Il cambiamento climatico sta cambiando sotto i nostri occhi, sta trasfigurando la forma del pianeta. C'è un vero e proprio continente di ghiaccio che tra un po' non esisterà più, il che tra l'altro sta aprendo già delle nuove possibilità economiche, ma anche strategico-militari. Per esempio la flotta russa è la più avanzata nello sfruttare le nuove zone che si aprono alla navigazione. Ma finisco con una nota un pochino più lieve, la globalizzazione del prosecco. Qui concludo su questo perché almeno ci facciamo qualche risata insieme. Vedete, qui ho segnato, il rosso è semplicemente sono i mercati che acquistano più vino italiano, ma non è solo del vino che voglio parlare, però partendo dal prosecco, perché ho scelto questo titolo, la globalizzazione del prosecco? Anche qui c'è un po' di storia personale, di aneddotica della mia vita privata. Quando mi trasferisco con famiglia a vivere in California al passaggio del millennio, arriviamo a San Francisco, città ricca, raffinata, sofisticata, anche con una buona cultura del vino, perché lì vicino c'è la Napa Valley, Sonoma Valley, dove ci sono i famosi vini californiani. Però nel 2000 a San Francisco nessuno sa cosa sia il prosecco. Due anni dopo non c'è più un solo bar della periferia di San Francisco che non offra il prosecco come aperitivo. C'è stata una guerra lampo, una conquista incredibile da parte del prosecco. È avvenuto non solo a San Francisco, in tutta l'America. Pensate, quando io vado in giro anche nell'America profonda, quella della provincia un po' più rozza e incolta, per andare a intervistare gli elettori di Donald Trump, spesso la flyover country, no? Quella che si sorvola di solito, le elite, i radical chic, come direbbe Maurizio Crozza, di solito quell'America lì la guardano con una punta di schifo dal finestrino dell'aereo, invece no, bisogna andare a vederli da vicino, a conoscerli. Però quando vado in quelle zone lì, che non sono sofisticate come New York o San Francisco, spesso vado a dormire negli hotel della catena Marriott, perché ci sono dappertutto in America. Ora, i fratelli Marriott, proprietari di quella catena di alberghi, sono dei mormoni, astemi militanti. Beh, non c'è un albergo della catena Marriott che non serva oggi il prosecco. Abbiamo conquistato. Ora, la storia del prosecco in realtà è una storia che si ripete, perché invece quando io ho vissuto in Cina, ho visto un fenomeno molto simile. La Cina, che è un paese che per 5.000 anni è stato la civiltà del tè, hanno sempre soltanto bevuto tè, improvvisamente una generazione di giovani cinesi, mentre io negli anni in cui vivevo lì, una generazione di giovani cinesi ha deciso di colpo che volevano bere solo espresso italiano. E il tè gli faceva schifo, era una roba dei genitori, dei nonni, una roba che non interessava più. Fenomeni del genere li ho visti ripetersi a oltranza, il gelato italiano, la gastronomia italiana. E vedete, dietro queste cose di costume, dei consumi alimentari, c'è un fenomeno più profondo sul quale dobbiamo soffermarci un attimo, perché la verità è che il mondo intero ha un sogno,
il mondo intero nella globalizzazione è unificato da un sogno. Vorrebbero tutti vivere come noi. Davvero? Per uno che vive all'estero da sempre, come me, un espatriato a vita, è una cosa fortissima, palpabile, quando incontri uno straniero, che sia un americano, un cinese, un indiano, un iraniano, sono appena stato in Iran, o un brasiliano, gli dici che sei italiano, immediatamente lieviti nella sua stima. Questo, voi non ne siete abbastanza consapevoli, perché è una ricchezza sulla quale noi dovremmo costruire. Ed è una ricchezza che è legata a figure come quelle di Leonardo e Michelangelo, cioè per questi stranieri fanno tutt'uno, cioè mettono insieme quell'idea d'Italia che è data dai grandi geni del Rinascimento, la nostra arte, la nostra patrimonio architettonico, la bellezza dei nostri centri storici come quello di Macerata, tutto ciò per cui vogliono venire a visitare l'Italia, lo uniscono con il nostro stile di vita, il nostro modo di vestirci, non come mi vesto io che ormai a furia di stare all'estero vesto come uno straccione californiano, ma come vi vestite voi. Vi guardano quando vedono qui, quando vengono qui, vi osservano, considerano un modello di qualità della vita, di valori postmoderni, di come si può star bene in una società avanzata e ricca, ma al tempo stesso custodendo con amore tutti i valori del passato. Dobbiamo esserne consapevoli di più di quanto il mondo intero ha questa ammirazione dell'Italia, perché c'è qualcuno che lo ha capito a volte meglio di noi e che ci sta fregando. Perché negli anni in cui io vivevo in Cina e improvvisamente i giovani cinesi volevano bere caffè italiano, è arrivata la Nestlé e gli ha piazzato il Nespresso. E fenomeni del genere, purtroppo, sono fenomeni di grandi multinazionali che capiscono perfettamente che si può vivere di rendita sul sogno italiano, Italian Dream, che però qualcun altro capitalizza a suo vantaggio. Allora facciamoci furbi e dovremmo essere noi a farne una delle nostre risorse inestimabili. E io vi ho fatto una capa tanta, come si dice, con le mie carte geografiche. Grazie dell'attenzione. Se non ho sforato in modo insopportabile sui tempi, credo che sia previsto anche che mi facciate delle domande e sono qui per rispondere. Quindi ci sarà, ecco. Non so neanche. Allora, domande? Se ci sono domande. Anche dai palchi, non verrò su a portare il microfono, dico subito, però potete fare. Ecco, non vedevo. È una domanda per interposta persona. Ci interessava sapere cosa sta facendo la Cina in Africa, perché no, è risaputo che sta comprando un sacco di terreni. Volevamo sapere appunto da lei. Beh, vede, la nuova via della seta punta anche lì. La nuova via della seta, quel gigantesco progetto di investimento in infrastrutture, segue grosso modo i tracciati delle antiche vie della seta, uno di quelli, tracciato marittimo, dallo stretto di Malacca, l'Oceano Indiano, al Golfo Persico, punta dritto sull'Africa. Il Corno d'Africa è una delle zone dove gli investimenti cinesi sono più forti. Ora, si discute molto se il nuovo colonialismo in Africa sia quello dei cinesi. Loro si difendono dicendo che stanno portando all'Africa delle infrastrutture molto utili, a differenza di noi europei che avevamo saccheggiato l'Africa senza lasciargli nulla. Loro gli lasciano strade, porti,
aeroporti, scuole, ospedali, ed è abbastanza vero, cioè è vero che questa presenza cinese si materializza in opere pubbliche che sono di utilità sociale. E quindi questo è un argomento con il quale i cinesi stanno facendo leva anche per rafforzare, estendere la loro presenza sul continente africano in accordo con le classi dirigenti locali. Quindi è una sfida tanto più forte per noi. C'è in questa narrazione positiva che fanno i cinesi della loro rapidissima espansione in Africa, ci sono delle contraddizioni. Una è questa: i cinesi tendono a fidarsi solo della loro manodopera, e quindi in questi grandi cantieri in cui costruiscono cose utilissime per l'economia locale, spesso ci sono solo operai cinesi trasportati dalla Cina, e quindi non c'è quell'effetto di diffusione del benessere per la manodopera locale. C'è poi un impadronirsi di risorse strategiche che a lungo termine è preoccupante. Stanno comprando terreni agricoli a dismisura, non solo in Africa, anche in America Latina. È un investimento, diciamo, la Cina si sta trasformando nel latifondista globale, poiché sa di non poter essere autosufficiente nella produzione agroalimentare. La Cina non ha terreni né tantomeno acqua a sufficienza per sfamare 1.300.000.000 di abitanti, hanno però le ricchezze per comprare le terre altrui. E quindi si stanno comprando, stanno diversificando la loro produzione agroalimentare con proprietà su tutti i continenti. Minerali rari, un'altra delle direttrici di investimento è di comprare miniere, non solo minerali rari, per esempio uno dei conflitti recenti che abbiamo visto è stato nello Zambia, con delle proteste molto violente anche di minatori africani per il saccheggio del rame da parte dei cinesi. Minerali rari ancora di più, loro puntano a una specie di monopolio mondiale di quelli che sono per esempio i minerali che vengono usati nella produzione delle batterie al litio per le macchine elettriche. Se uno mette insieme tutti questi tasselli del mosaico, indubbiamente c'è una sorta di neocolonialismo cinese, che è favorito però nella sua espansione dal fatto che loro non pongono problemi sui diritti umani, non interferiscono sulla natura del regime politico con cui fanno affari. In questo sono estremamente permissivi, e quindi per le classi dirigenti africane sono un partner molto interessante. C'era una domanda dalla... Sì. Voglio tornare alla carta dell'impero americano nella sua proiezione militare, perché qui c'è un tema effettivamente molto importante. Eccolo. Allora, guardate bene l'ultimo tratto di là. Quelle basi militari, bella, l'ultima nel Pacifico, o la prima nel Pacifico, è Guam, l'isola di Guam. Poi arriviamo... dentro, siamo in mezzo all'Oceano Indiano. Uno si può chiedere perché l'America deve avere una flotta là, ma oggi uno si potrebbe anche chiedere perché l'America continua a pattugliare con le sue flotte militari il Golfo Persico. L'America non ha più importato una sola goccia di petrolio arabo da 5 anni.
L'America si sta avvicinando a grandi passi alla autosufficienza energetica. C'è stato un boom di riserve con le nuove tecnologie come il fracking o la trivellazione orizzontale. L'America oggi produce più petrolio, si sta avvicinando a sorpassare l'Arabia Saudita in estrazione di petrolio e ha già superato la Russia come estrazione di gas naturale. Quindi tutto, diciamo, un mondo in cui noi abbiamo ragionato sul fatto che l'America doveva stare in Medio Oriente per garantirsi l'accesso al petrolio è roba del passato. Questo non descrive più il mondo di oggi. Petrolio arabo, non ci sono più super petroliere che partono dal mondo arabo per solcare l'Atlantico e andare negli Stati Uniti, non ne hanno più bisogno. Però controllare il Golfo Persico e lo Stretto di Malacca significa avere le mani alla vena giugulare della Cina, perché la Cina invece continua ad avere straordinariamente bisogno del petrolio arabo e non è affatto vicina alla autosufficienza energetica, no, non si avvicinerà mai. Questo è il gioco, il grande gioco oggi tra le superpotenze è questo, cioè come potenza navale ancora gli Stati Uniti hanno una capacità di controllare le rotte mondiali a cui nessun altro riesce ad avvicinarsi. Però la Cina questo lo ha capito, e infatti la Cina sta investendo massicciamente nella costruzione di una grande flotta militare. Ci vorranno molti anni, probabilmente decenni, perché possa avvicinarsi al tipo di proiezione sui mari che hanno gli Stati Uniti. Ma la Cina, questa è una storia molto divertente, che la Cina ha pagato, nel passato, ha pagato più volte un prezzo per non avere capito l'importanza dei mari e avere creduto che le invasioni venivano solo dalla terra. La Cina, traumatizzata dalle invasioni dei popoli delle steppe, ricordate che l'ultima dinastia cinese, i Qing, quelli che arrivano all'inizio del Novecento, non erano cinesi, venivano dalla Manciuria, erano stranieri, erano invasori. E la Grande Muraglia è un altro frutto di questa ossessione, di questo timore di essere invasi dai popoli delle steppe. Non hanno capito che il futuro si giocava sui mari e così si sono fatti fregare dagli inglesi. La guerra dell'oppio 1842 e la conquista di Hong Kong, Canton, da parte di una minuscola, un isolotto del mare del nord, l'Inghilterra, che però aveva delle flotte micidiali. Adesso questa lezione la Cina la sta studiando con molta cura e investe per potersi misurare con gli Stati Uniti anche sugli oceani, ma ci metterà del tempo. Abbiamo spazio ancora per due brevi domande, già prenotate. Un po' più sul frivolo, se vogliamo. Tornando al discorso dell'invidia che nel resto del mondo hanno verso le nostre abitudini di vita. Però sì, sarà perché noi italiani siamo bravissimi a autofustigarci. La mia esperienza all'estero è anche che ci guardano con una certa sufficienza in ragione del nostro disordine politico. In che misura, poi non posso non dimenticare che negli Stati Uniti ci chiamavano Dagos all'epoca delle grandi migrazioni. Oggi in che misura si divide l'ammirazione per lo stile di vita e diciamo pure il disprezzo per la nostra incapacità di creare una classe politica? Grazie. Ma dunque, intanto lei ha ricordato il passato delle grandi migrazioni e indubbiamente gli italiani sono stati anche oggetto di razzismo, di scherno. Ma io me lo ricordo nella mia infanzia a Bruxelles. Io ovviamente ero italiano, figlio di un funzionario della Comunità Europea, quindi facevo parte comunque di una elite, ma bastava andare nei quartieri degradati di allora di Bruxelles, che erano vicino alla Place Jourdan, lì vivevano gli immigrati poveri erano siciliani, erano sardi, erano pugliesi, erano calabresi ed erano la manovalanza sottopagata, sfruttata di quel tempo, quindi nell'Europa del Nord già abbiamo un passato di quel genere
e anche in America, come, poi ovviamente anche l'identificazione con la mafia. In America negli anni 30 italiano voleva dire Al Capone, però è un passato che è stato sepolto molto velocemente. L'immagine dell'Italia di oggi ha pochissimo a che vedere, anche se poi rimane una, diciamo, sulle frange, alla periferia, cioè ovviamente il successo della serie televisiva Gomorra ricorda a tutti che c'è anche quella storia lì, ma non è quella che fa opinione sull'Italia. Oggi l'Italia è davvero il paese di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e poi di tutto quello che ne consegue, cioè la bellezza. Sulla politica italiana mediamente non ne sanno nulla, non gliene importa nulla, e c'è una sovrana indifferenza. No, davvero, è considerato, cioè, trovare un americano, uno che conosca il nome del presidente del Consiglio italiano, chiunque esso sia, è impresa quasi impossibile. Considerano una cosa totalmente marginale e irrilevante, però vedete, su questo io questo è un breve, i miei soggiorni italiani sono sempre molto brevi e temo che domani sera mi toccherà, non faccio nomi, ma andare ad un talk show televisivo dove si parlerà soltanto di politica interna italiana, dove quindi io sarò muto come un marziano. Però anche quando sento dire, ad esempio, che questa crisi politica italiana è una cosa orripilante, anomala, scandalosa, probabilmente è tutto vero, ma ricordiamoci che la Germania ci ha messo 5 mesi da un'elezione alla formazione di un governo. È stato un periodo in cui la Germania era nello stallo politico come l'Italia. La Spagna è stata più di un anno senza un governo, il Belgio è stato più di un anno senza un governo. Cioè, lo dico non per minimizzare quello che può essere un periodo di vera crisi italiana, ma lo dico in un altro senso, perché mi sembra che ci sia una crisi generale delle democrazie liberali. L'Italia non è un'anomalia, è parte di un problema molto molto più vasto. E anche la democrazia americana, a parte l'elezione di Donald Trump, poi che uno sia simpatizzante o antipatizzante, però non c'è, dietro l'elezione di Donald Trump ci sono dei fenomeni patologici molto chiari anche negli Stati Uniti. Questo fatto che la metà degli stati, ma intanto il fatto che 3 milioni di americani in più, cioè che Hillary Clinton aveva avuto 3 milioni di voti in più, ma la loro legge elettorale è altrettanto assurda della nostra e quindi ha degli esiti davvero singolari. Ma poi il fatto che la metà degli Stati Uniti sono governati dai democratici, in un paese con un fortissimo federalismo come gli Stati Uniti, significa che in realtà la California, che ha un PIL superiore all'Inghilterra, alla Francia e all'Italia, ha un governo autonomo che fa l'esatto contrario di quello che vuole Donald Trump. Lo stato di New York, dove vivo io, a New York abbiamo un sindaco di sinistra, un governatore di sinistra, che fanno tutto il contrario di quello che vuole Trump. Beh, anche questo però è il sintomo di un paese abbastanza impazzito, che tira, dove il sistema politico tira in due direzioni completamente opposte, dove probabilmente, se guardo agli ultimi test elettorali, a novembre avremo le elezioni di midterm, una vittoria dei democratici, Trump finirà in minoranza rispetto al congresso, ed è un gioco che si ripete a ogni presidente ormai. Obama è stato durante gli 8 anni della sua presidenza, Obama per 6 anni ha avuto il congresso contro, e questo è il modo di governare la più grande potenza economica del pianeta? Il sistema politico americano è altrettanto impazzito di quello italiano. Allora, questo lo dico non per minimizzare i problemi della crisi politica italiana che tutti vivete quotidianamente, immagino con molta ansia, ma io li inquadro in un tema più generale, cioè le democrazie stanno attraversando un periodo molto molto difficile. Buonasera.
Io chiederei una cosa sulla Russia, ovvero dopo l'89, no? L'illusione della fine della storia, Fukuyama, è finita la guerra fredda, no? Ora noi invece assistiamo a una rinascita prepotente di una nuova guerra fredda, quindi quello che devo chiedere, anche riferendomi a quello che diceva prima sulla permeabilità dei confini russi a possibili invasioni dall'esterno, se la politica della NATO, la politica anche di Obama, quella di considerare la Russia come una potenza regionale e quella di stringerla insomma anche da un punto di vista militare, sia stata una politica diciamo avveduta, oppure come un osservatore sicuramente non putiniano come Sergio Romano ritiene sia stato invece un errore. Ma questa è una tesi che discuto nel capitolo che dedico alla Russia, do conto di questa che è prevalentemente è la narrazione russa, anche se ci sono in Occidente degli studiosi che pensano che sia vero. Cioè la Russia sostiene di essere stata accerchiata e sostiene anche di essere stata ingannata, perché ai tempi della caduta del muro di Berlino Bush padre avrebbe promesso a Gorbaciov che la NATO non si sarebbe allargata. Addirittura, secondo alcune versioni, avrebbe garantito a Gorbaciov che nemmeno la Germania Est sarebbe diventata parte della NATO. Invece la NATO si è allargata, Polonia, Ungheria, Paesi Baltici, e lo stesso ha fatto l'Unione Europea. Quindi nella ricostruzione che fa Putin, loro si sono sentiti a un certo momento minacciati nella loro sicurezza nazionale, perché avevano l'Occidente che li stringeva sempre di più. E la reazione è stata la Crimea, l'Ucraina, Ungheria. Non speriamo che non arrivino fino in Ungheria, tanto non c'è bisogno, perché Orban è un piccolo Putin, non c'è bisogno di annettersi l'Ungheria, è l'Ungheria che sta scivolando in quell'orbita. Cos'è che non funziona in questa narrazione? È un tema, ripeto, poi questa è una storia che si ripete, perché la Russia si è sempre sentita accerchiata e ha reagito alla propria insicurezza, al proprio senso di insicurezza, rendendo più insicuri i vicini. Cioè, per proteggersi da una sua percepita debolezza e fragilità, ha allargato i confini e le linee rosse. Ora, dove io non concordo né con Sergio Romano, ma soprattutto con Putin, il problema è questo: anche ammesso che alla caduta del muro di Berlino gli americani avessero Papa Bush all'epoca avesse promesso a Gorbaciov o a quant'altri, noi non ci allargheremo. Sì, ma se poi i popoli baltici, nella loro legittima aspirazione a sicurezza, come liberi popoli sovrani, chiedono di entrare nella NATO, noi gli rispondiamo no perché non vogliamo dare fastidio ai russi? Se i polacchi, che sono stati invasi più volte, ci chiedono: vogliamo entrare nella NATO e nell'Unione Europea? Noi gli rispondiamo no, perché non bisogna far paura ai russi? Beh, qui entrano in gioco proprio dei valori fondamentali dell'Occidente. Cioè, lì sono interi popoli che tra l'altro noi lasciammo alla mercé dei sovietici con il patto di Yalta, perché non bisogna dimenticare il tradimento che fu consumato allora da Roosevelt, da Churchill, realpolitik. Ma quella era Europa, guardate che noi ci siamo dimenticati cos'è stata la tragedia dell'Europa dell'Est. Città come Budapest, Praga, erano parte di noi. Facevano parte, leggiamoci cos'è stata la letteratura ungherese ceca degli anni 30, cioè erano parte del nostro mondo, erano moderni quanto noi, erano europei, aspiravano agli stessi valori. E a un certo momento abbiamo deciso che, siccome Stalin aveva vinto la guerra insieme a noi, decideva lui cosa farne di quei paesi. Allora, caduto il muro di Berlino, quando cechi, slovacchi, ungheresi, polacchi,
lituani, lettoni, estoni dicono: noi vogliamo diventare parte di voi, dell'Unione Europea o della NATO. Era molto problematico, secondo me inaccettabile, dirgli no perché Mosca ci ha da ridire qualcosa. Quindi è una lettura che capisco perfettamente dal punto di vista dell'ottica russa, ma purtroppo l'ottica russa è l'ottica di un paese che ci ha sempre fatto pagare le sue insicurezze. Ancora una. Vediamo, facciamo un paio per concludere, perché poi vengo, c'è la cerimonia degli autografi, quindi dobbiamo... Veramente un paio, perché so che è una cosa interessantissima, ma il tempo... Senta, lei che un po' di tempo fa è stato ospite in collegamento da New York a una trasmissione qua, non ricordo se era di martedì in Italia, e in occasione dell'uscita della biografia di Trump, che lo stesso Trump aveva cercato di boicottare, di non far uscire... Sì. E volevo sapere, ne usciva un quadro disarmante di questa persona, non so, lei che lo vive magari anche più da vicino, quindi da cittadino americano ormai, quindi che idea si è fatto di questo personaggio? Perché comunque il sogno americano è riuscito, una persona, da quello che dicono, insomma, a diventare il numero uno in America. Sì, sì, non c'è dubbio che... A suo modo è mostruoso quello che è accaduto. È un personaggio sulla cui moralità si possono nutrire ormai più che dei dubbi, delle certezze all'incontrario. Cioè, neanche di tutte le cose che a me infastidiscono di Trump, le avventure sessuali, le relazioni extraconiugali, forse è quella che mi sembra meno sorprendente, mi dà molto più fastidio, ad esempio, che i suoi elettori gli abbiano perdonato la mancanza di trasparenza fiscale. In un paese dove l'evasione fiscale è perseguita duramente, lui si rifiuta di pubblicare le proprie dichiarazioni dei redditi, che alimenta ogni sorta di sospetti. Mi infastidisce di più la sua propensione alla menzogna seriale continua. È un bugiardo impunito, impenitente. Però vedete, tutto questo, per il personaggio Trump, alla fine, io gli ho anche dedicato uno spettacolo teatrale, qualcuno di voi potrebbe averlo visto, quello che ebbe la sua prima al Festival di Spoleto l'estate scorsa. Però il tema di quello spettacolo era piuttosto: come è stato possibile che abbia vinto uno così? Perché di persone come Trump è pieno il mondo, ma una parte consistente degli americani, sia pure minoritaria, ma comunque una parte consistente, lo ha votato sapendo benissimo chi era. Sapendo benissimo chi era. Allora, quali sono i messaggi suoi che sono andati al cuore di un certo tipo di America, dove ci sta dentro tutta la classe operaia bianca del Midwest, gli stati industriali, e io ci torno continuamente, nella capitale dell'automobile, a Detroit, nella capitale dell'acciaio, in Pennsylvania, Pittsburgh, e non hanno cambiato idea. Perché il guaio è che la sinistra ha abbandonato la classe operaia da tempo. Questo gli operai americani l'hanno capito benissimo. Io sto parlando dell'America. Passiamo alla prossima. Io vorrei sapere, secondo lei, come pensa che reagirà l'economia britannica dopo la Brexit? Guardi, economia britannica dopo la Brexit. Io mi sono vaccinato sulle profezie apocalittiche. Abbiamo troppo spesso, quando dico abbiamo, mi prendo anche una dose di autocritica per il ruolo dei giornalisti, oltre che degli economisti, dei guru, dei tecnocrati. Cioè, troppe volte abbiamo urlato: siamo alla vigilia della fine del mondo. Alla vigilia della Brexit
i pensatori più autorevoli dicevano: se dovesse mai vincere il referendum per l'uscita dall'Unione Europea, l'economia britannica imploderebbe. Non è accaduto. È vero che non si è ancora consumato il Brexit vero e proprio, nel senso che l'uscita è ancora in corso di negoziato, però molti pensavano che il panico sarebbe stato istantaneo, fuga, che tutte le grandi banche avrebbero chiuso le sedi di Londra per riaprirle a Francoforte, Parigi, Amsterdam. Non è accaduto. Allora, comincio a essere un po' sospettoso nei confronti dei profeti dell'Apocalisse, perché le stesse previsioni erano state fatte sulla vittoria di Trump. Cioè, a parte che non ci credeva quasi nessuno, ma l'idea era: se dovesse vincere il mostro, chissà quale sarà la reazione dei mercati finanziari. L'economia americana continua ad andare molto bene, andava bene già sotto Obama, va perfino leggermente meglio. Allora, credo che a furia di gridare l'apocalisse vicina, perdiamo anche credibilità. Quindi, onestamente, non credo che la Gran Bretagna pagherà dei prezzi così terrificanti per la Brexit. Penso che sia stato un errore, penso che alla fine la Gran Bretagna conterà di meno da sola fuori dall'Unione Europea, però non, senza quelle conseguenze catastrofiche. Teniamo conto, tra l'altro, bisogna sempre ricordare che, non essendo mai entrata nella moneta unica, avendo sempre conservato la sterlina, comunque già l'Inghilterra era in una posizione un po' anomala, un po' in disparte, quindi non è un evento così catastrofico come è stato descritto. Era la fine? Ditelo, perché devo saperlo, perché quando è l'ultima, perché c'è l'inchino. Grazie. Allora, grazie a Federico Rampini per questa splendida chiusura di questa 8ª edizione. Prima di farvi accomodare poi per il firmacopie all'ingresso del teatro, volevo intanto chiamare e farvi conoscere